Ciao ragazzi, sono Vedula e bentornati sul canale. Oggi ho qua per voi un replay che mi è stato mandato da Marco Niano nel suo M4A1 Revalorisé, uno dei miei carri, se non il carro premium preferito in assoluto. È un carro medio francese, appunto, premium Tier 8. Come potete vedere, Marco Niano adesso è in una partita B-fascia, sembra, sì, Tier 8 e Tier 9, su Overlord. E ragazzi, io ve lo anticipo, ne succederanno delle belle, come quello! Avete visto quel piccolo jump del T49? Niente, tornando a Senri, ragazzi, perché mi piace l'M4A1 Revalorisé? Beh, innanzitutto per il suo cannone. Ha un cannone da 105 mm che spara APCR come munizioni standard, che fanno, ragazzi, un male allucinante. I 390 danni medi per colpo standard dei 105. E infatti il piccolo Bulldog è appena stato battezzato dal primo colpo di Marco Niano, che causa 374 danni, quindi un po' sottotono. Vediamo se il colpo sul T49 entra. Quanto pare no, ma come avete potuto sentire dalle voci dell'equipaggio di Marco Niano, sembra che attualmente sul suo carro ci sia un equipaggio femminile. Guardiamo il colpo di 370 danni sull'LTTB. Nell'angolino della piastra laterale entra e Marco Niano si porta a casa i primi suoi 700 danni, e con il secondo colpo sull'LTTP la prima kill, e arriviamo a quota 1000 danni. Quindi un ottimo inizio. Vediamo il Centurion. Il Centurion riesce, non so come, a scansarsi all'ultimo secondo evitando il colpo. Intanto il team di Marco Niano sembra tutto concentrato nella parte centrale della mappa, e mentre il team nemico ha un blob di pesanti giù nella spiaggia e tutta una concentrazione di carri medi in zona D7, uno dei quali, il T54, ha appena causato un considerevole danno sul retro del carro di Marco Niano, che intanto si sta spostando sul lato destro della mappa per andare a cercare di contenere il Chrysler e tutta quella scuola di medi che stanno sovraggiungendo. Vediamo se... no, il colpo sul T49 non riesce a entrare, e anche sul Patriot la linea di tiro non è pulitissima, e quindi Marco Niano saggiamente decide di trattenere il colpo. Ci prova ora, la mira secondo me lì era concentrata sulla lower plate, ma il colpo si va a infrangere sulla piastra superiore del Patriot, fra l'altro pure angolata, e quindi si risolve in un nulla di fatto. Peccato, peccato, peccato. Comunque, vediamo come evolve la situazione. Di là ci sono un O e un Emil 2 che stanno contenendo il Chrysler, mentre Marco Niano è alle prese con un Patriot e un RHM Waffenträger. Il colpo sulla torretta del Patriot non sembra una buona idea, e lui di rimando riesce a mettere uno alla fiancata. Il T49 nemico fa un errore di distrazione e Marco Niano non perdona nulla e si porta a casa la sua kill. Guardate la scelta tattica del munizionamento delle munizioni HE per andarsi a scontrare sull'RHM. Purtroppo questo carro deve bilanciare il suo alfa enorme con un tempo lungo di ricarica, e quindi inizialmente il colpo non entra subito, ma appena ne ha l'opportunità Marco Niano splasha 409 danni sulla testolina dell'RHM. Colpo nella lower plate del Patriot, porta via altri danni a favore di Marco Niano. Vediamo se riesce anche l'ultimo colpo, quello definitivo. Sì, siamo a 3 kill portate a casa dal buon Marco Niano, con quasi 3000 danni fatti. Ragazzi, però guardate
Ottimo colpo sul T-34-3, colto alla sprovvista. Dicevo, guardate lo score per la squadra di Marcognano. Non si mette troppo bene. 7 a 10. Vediamo come questo ottimo giocatore cercherà di ribaltare la situazione. Mentre i pesanti nemici sono ancora alle prese con quello che sembrerebbe un Leopard Prototype giù nella spiaggia, Marcognano è alle prese con, parrebbe, tre medi infossati in quella piccola depressione. E come potete vedere, quello che secondo me sta cercando di fare, se interpreto bene la partita, è cercare un varco e un momento di distrazione dell'avversario per cercare di scatenare l'alfa fotonico di questo cannone. Purtroppo il nemico si accorge della mossa e vede, guardate, quel T-34-3 sta palesemente cercando di andare a counterare il posizionamento di Marcognano. Vediamo chi avrà la meglio. Il T-34-3 spara, Marcognano ne approfitta, ma sembra molto più interessato al retro del T-54 e in effetti 382 danni portati a casa per Marcognano. Intanto la situazione sull'altro fronte non sembra rosea, quindi Marcognano decide di tornare indietro, dare manforte all'OO, cercando di andare a gestire il Centurion. Primo colpo sul Centurion, parrebbe in una qualche zona della torretta. Entra perfettamente, causando 402 danni. Un secondo colpo sulla torretta. Entra anch'esso. Ragazzi, guardate come questo carro, nonostante il rateo di fuoco non eccezionale, si mangia letteralmente gli avversari. Ed ecco che arriva la quarta kill della partita, che ci porta a quota 4.524 danni. Wow! Wow! Davvero bella giocata! Però ragazzi, non è finita, non è finita. La situazione sta leggermente migliorando grazie all'impatto fenomenale, fondamentale di Marcognano. Andiamo a vedere cosa combinerà adesso. Un altro colpo fantastico sul retro del T-34-3, colto ancora una volta alla sprovvista dall'eccellente riposizionamento e senso tattico di Marcognano, e con il secondo colpo porta a casa la quinta kill della partita. Purtroppo però, esponendosi, prende un colpo di rimando di 450 danni nel suo carro, che lo portano purtroppo ad essere praticamente un one shot per qualsiasi avversario che d'ora in poi si andrà a con cui d'ora in poi si andrà a scontrare. Ragazzi, 5.017 danni, siamo praticamente in una situazione, siamo in una situazione di parità. Ragazzi, come andrà a finire questa partita? Guardiamo contro l'ST1 che dà il fianco al carro di Marcognano. Primo colpo, 415 danni nel fianco dell'ST1 portato a casa. Secondo colpo, ah, un roll un pochino basso. Peccato, ma ciò nonostante, oramai vogliamo a quota quasi 6.000 danni. Vediamo, 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 vediamo come evolve la situazione. Sull'ST1. Dai, dai, dai. Ah, eccellente, mostra il fianco. Un altro roll appena appena in media. Ah, accidenti. Guardate un'altra volta la selezione perfetta di munizionamento. Marcognano carica un HE, convinto di splashare l'ST1 per i restanti 93 danni senza dover mirare, ma ecco che appare un Udes selvatico. 450 danni, ti prego. Oh mio Dio, la situazione è tesissima. No, 6.819 danni. Oh mio Dio, Marcognano, che partita bellissima, rovinata sul finale. Comunque, complimenti, complimenti vivissimi. Mi hai fatto davvero saltare sulla sedia in più di un'occasione, ragazzi. Non so voi, ma davvero ottima giocata, ottima dimostrazione di senso tattico, di scelta del munizionamento, posizionamento e tutto quanto. Faccio a meno di dirtelo, Marcognano, davvero
di nuovo complimenti. Ragazzi, io quello che volevo farvi vedere ve l'ho fatto vedere, spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale, e inoltre ragazzi mandatemi anche voi tutti i replay che volete all'indirizzo email che trovate qua sotto in descrizione. La possibilità è quella di essere ovviamente protagonisti voi stessi di un video su questo canale. Ragazzi, come sempre siete stati fantastici, io vi ringrazio un'altra volta, mi raccomando state sempre in gamba e come al solito, tank like you mean it. Ciao!